va, sceriffo va, cavalcando ogni dì, così, col cuor contento, così, incontra il vento. E va, sceriffo va, cavalcando ogni dì, così, col cuor contento, incontra il vento della Valle d'Argento. Storia dello sceriffo della Valle d'Argento. Salve ragazzi, sono lo sceriffo della Valle d'Argento. Dov'è la Valle d'Argento? Perbacco, proprio nel centro del Colorado, il paese delle montagne rocciose, del Grand Canyon e della terribile tribù degli indiani Cheyenne. Potrei raccontarvi qualcuna delle mie avventure, ne ho avute tante, tante, ma quelle potete vederle a carosello. Preferisco darvi qualche consiglio su come comportarvi nel caso vi capiti di passare da queste parti. Anzitutto, qui da noi bisogna contare solamente sulle proprie forze per difendersi dagli indiani e dai banditi, per non parlare poi degli orsi e di certi serpenti lunghi parecchie braccia. Pensate che qui ci sono valli e picchi inesplorati e certe caverne capaci di tener nascosta, non dico una banda di fuorilegge, ma un intero reggimento di cavalleria. Proprio qui, all'imbocco della valle, si incrociano le piste del Nebraska, del Nuovo Messico, dell'Arizona, del Kansas e del Texas. È come un porto di mare, gente che va, gente che viene, e non tutti animati da buone intenzioni. Se si vogliono prevenire grossi guai, occorre una memoria di ferro, ricordare ogni faccia, giudicare a colpo d'occhio ogni tipo e prevedere le sue intenzioni. Un'altra cosa della massima importanza è capire da come uno porta la pistola la velocità con la quale al momento opportuno saprà fare fuoco. State attenti, ragazzi. È meglio sedersi su una cassetta di dinamite che sbagliarsi nel giudizio. Ma soprattutto imparate a servirvi della sorpresa e della paura. È una regola fondamentale. Tutti hanno paura. Ve lo dico per esperienza. La paura si può dominare, ma c'è. Tutto il segreto sta nel dominare la propria paura più di quanto non riesca a fare l'avversario. Il mio aiutante, per esempio, non ha il dominio facile, ma è tanto simpatico, vero? Certo, se un giorno scoprisse come stanno le cose, nei momenti critici, quando per darsi coraggio mi guarda e pensa che può stare tranquillo perché tanto ci sono io, ve lo immaginate che faccia farebbe se capisse che in quel momento ho paura quanto lui? Credo che darebbe le dimissioni da vice sceriffo. Certo che se la fortuna vi dà una mano nei momenti critici e riuscite a farvi una fama, le cose saranno già molto, ma molto meno complicate. Quando vi stimano e vi conoscono per un duro, i guai si riducono già della metà perché i cercaguai di professione girano al largo. Con tutto ciò devo cambiare un cavallo ogni anno. Certi inseguimenti sono logoranti, certe galoppate a mozzafiato di miglia e miglia lasciano il segno sull'animale e non potete trovarvi nella necessità con una bestia che non risponde in pieno. Vita pericolosa la nostra, ma piena di fascino. Sapere di essere dalla parte giusta dà una volontà di ferro. Fatiche, pericoli, disagi non si avvertono neppure. Conta solo arrivare in tempo da chi ha bisogno di voi. Quando tutto fila perfettamente, quando tutto è tranquillo,
È una grande soddisfazione guardare il tramonto dalla propria sedia a dondolo sotto il portico, osservare la notte che avanza e le stelle che si accendono ad una. Già, le stelle. Vien fatto di pensare che di lassù ci guardino e ci assistano, che ognuno di noi debba ad una di esse la propria fortuna, tant'è che dopo qualche grosso pericolo evitato per un pelo, viene spontaneo dire «Grazie, stella». Anche la Valle d'Argento dorme tranquilla, perché ha una stella che la protegge, la mia stella di sceriffo, a tutela della legge, così come la stella Negroni tutela e garantisce la qualità e la genuinità dei suoi prodotti, che sono l'orgoglio della cucina italiana nel mondo. Già a vederli quei negronetti, quegli zamponi, quelle galantelle, quei cotechini così invitanti e profumati, viene spontaneo dire «Ecco un salame nato sotto una buona stella». Le stelle sono tante, milioni di milioni, la stella di Negroni. Negroni! Vuol dire qualità!